Ti prego, non mi ci mandare. Puoi continuare a farmi lezioni a casa. Ti ho insegnato tutto quello che posso. Fine della questione. Ne abbiamo parlato ad nauseam. Che vuol dire ad nauseam? Ah, non lo sai? Vedi che hai bisogno di andare a scuola? Buongiorno, Miss Stevenson! Chi sa dirmi quanto fa 3 più 3? Lo sanno tutti che fa 6. Mary, puoi alzarti, per favore? Sai dirmi quanto fa 57 moltiplicato per 135? Ok, chi sa 7.695. La radice quadrata è 87,7 e rotti. Che significa ad nauseam? I listen to the wind of my soul. Io credo che sua nipote abbia un dono. Il caso vuole che io sia amica del preside della Ox Academy, la scuola per bambini prodigio. No, ho promesso a mia sorella che avrei dato a Mary una vita normale. Io credo che debba restare qui. I've sat upon the setting sun. Chi è quella signora davanti alla nostra porta? Quella signora è tua nonna. Porca merda. È un MacBook, tesoro. Che ci fai qui? Tu le stai negando il suo potenziale. Quante bambine di 7 anni sanno fare calcoli avanzati? Aveva dimenticato il meno sull'esponente. Mary, perché non hai detto nulla? Franco dice che non devo correggere le persone più grandi. I saputelli non piacciono a nessuno. Chiediamo che venga accordata alla mia cliente la custodia della bambina. No! No! Porterai via la bambina e la darai in pasto a qualche gruppo di esperti per farla discutere di banali equazioni con dei vecchi russi per il resto della sua vita. E tu vuoi seppellirla sotto una roccia? Evelyn, ora basta. La farò crescere come credo che avrebbe voluto Diane. Do you need a reason we should commit treason? Se qualcuno dovesse portare via la bambina, ti soffocherò mentre dormi. Bring into this... Mia sorella voleva che Mary vivesse come una bambina. Voleva che avesse degli amichetti. E fosse felice. Lei ha un'assicurazione sanitaria? No. Ha passato una notte in prigione? Obiezione! Qual è la tua più grande paura? Distruggere la vita di Mary. Mary! Mary! Ah, ah. Vuole comandare. Ne so qualcosa. È una brava persona. Mi ha voluto prima che io fossi intelligente.